Si intitola Something Stupid, qualcosa di stupido, il nuovo lavoro del regista e attore teatrale cinematografico Fausto Paravidino, che sarà presentato in anteprima nella serata di venerdì 30 luglio sul sagrato della chiesa parrocchiale di Rocca Grimalda, comune alessandrino, dove l'artista è cresciuto. Fausto Paravidino è stato il mio alunno ed è una cosa bellissima questa qui, e che ci ritroviamo anche nel mondo dell'arte, uno da una parte e uno dall'altra, straordinariamente così uniti. Ed è una giornata bellissima questa per questa presentazione. E io sono stato molto felice di accettare questa proposta, questa richiesta di Enzo di fare qualcosa, di fare del teatro, di fare uno spettacolo a Rocca Grimalda. Per me è un'occasione molto bella di sperimentazione, soprattutto quando e la prendo come tale, voglio dire, il teatro credo che ora come mai abbia un grandissimo bisogno di scoprire chi è, di inventarsi oltre alle forme conservatrici che spesso adotta, e le forme conservatrici che spesso adotta, il motivo per cui non sperimenta è perché non ne ha il coraggio, perché non ha il coraggio, perché sembra che debba sempre fare soldi, sempre rispondere a mille esigenze, mille pressioni e via dicendo. E qui, insomma, approfittando del fatto che Enzo si fida e che io mi fido del comune, del suo pubblico e via dicendo, possiamo cercare di provare a scrollarci di dosso tutte queste pressioni e riprenderci e ridare al teatro uno spazio di sperimentazione per vedere che cosa sarà. Quindi non sono molto pronto a dirvi che cosa sarà, sarà qualcosa di vivo. Infatti ci sarà grande spazio all'improvvisazione, il copione sarà ultimato pochi giorni prima, perché per Paravidino anche il pubblico deve essere protagonista. Il teatro, ha puntualizzato, non è da vedere come un film, ma da partecipare come un momento comunitario. Sì, sì, saremo dalle 2 alle 4 persone in scena e sarà uno spettacolo contemporaneo, sarà così contemporaneo che per il momento non esiste ancora, ma è da un po' di tempo che io sto cercando di avvicinare il più possibile la scrittura al presente e la recitazione all'improvvisazione.